benvenuti in questo video, io sono Anita e oggi vorrei parlarvi del giudizio degli altri. Ne ho sempre un po' sofferto, se mi capitava all'orecchio un giudizio negativo, se magari qualcuno me lo esprimeva direttamente, ne soffrivo molto e ne soffro se mi capita. Ma qualcosa è cambiato. Negli anni, da quando ero adolescente, avevo sicuramente tentato così in modo un po' da sola di far sì che il giudizio degli altri fosse sempre buono su di me, quindi magari assumendo certi atteggiamenti, certi comportamenti per avere l'approvazione, per poter appartenere al gruppo di amici. Spesso ne soffrivo di non poter essere me stessa, di non essere accettata dagli altri così come sono. L'ho capito poi, cercavo nel loro sguardo, nel loro modo di vedermi, la mia identità, perché io ero molto insicura. Sicuramente ho fatto delle esperienze che mi hanno aiutato nell'autostima, come il canto, come il teatro, che mi hanno aiutato proprio a espormi, ed è stato bello, molte persone mi hanno fatto complimenti, quindi buoni commenti. Anche lì, anche nei giudizi buoni, sentivo che non era completo, non era profondo. Quando a 22 anni ho iniziato a fare un'esperienza concreta di Dio nella mia vita, quindi iniziando proprio una relazione con Lui, iniziando a pregare, parlare con Lui, chiedendo il suo aiuto, ecco che lì ho scoperto il suo sguardo, lo sguardo di Dio che non pensavo fosse su di me negli anni precedenti. Trovandomi sotto questo sguardo ho iniziato a vedermi diversa, a vedere una mia identità diversa e a sentire che Lui, il suo sguardo è uno sguardo d'amore. È uno sguardo che vede tutto, sa tutto, vede nel segreto i miei pensieri, le mie azioni nascoste, vede tutta una serie di cose che il resto del mondo non vede, non sa. Mi ama così, con anche grazie soprattutto al sacramento della confessione, dove ho potuto presentare a Dio tutti i miei peccati, tutti i miei errori, tutto quello che di cui non andavo assolutamente fiera e che mi faceva stare male. Ecco, donandolo a Lui e chiedendo a Lui, pentendomi e chiedendo a Lui perdono, l'esperienza è stata proprio di un ripartire totalmente, di un amore rinnovato. Poi le prime volte, le prime confessioni, per i primi anni, un pianto, anche adesso capita qualche volta, però proprio un pianto ma di gioia, un pianto che io sento lì che Dio mi ama tantissimo. Così ho iniziato a scoprire una vita diversa, anche proprio sono fiorite dei lati miei, del mio carattere, ho meno paura degli altri, ma più che altro perché ho spostato la mia attenzione dallo sguardo verso gli altri, lo sguardo di Dio, chiedendo a Lui come mi vede. Qualche anno fa mi sono trovata in una situazione in cui sono stata proprio fraintesa, nonostante le mie intenzioni veramente fossero le più buone. Questo mi faceva proprio soffrire, non sapevo come affrontarlo, proprio stavo malissimo. E Giuseppe mi ha detto: guarda Anita, ricorda che Dio vede nel segreto. Comunque ancora mi capita, magari anche in modo preventivo, no? Di aver paura di dire o fare delle cose perché magari poi le persone. Chiedo a Dio di darmi la luce, il suo sguardo. Ecco, il suo sguardo è uno sguardo che veramente mi permette di essere me stessa. È uno sguardo che mi ha condotto al matrimonio, mi ha condotto ad essere moglie da ormai 5 anni. E il mio invito è proprio quello di lasciarvi guardare e definire dallo sguardo di Dio, che è lo sguardo del creatore, di chi ci ha proprio pensato, creato e sa esattamente come siamo fatti, per cosa siamo adatti, a cosa siamo chiamati. Il suo sguardo è uno sguardo di amore, di misericordia, che può veramente cambiarci il concreto. Vi ringrazio di aver guardato questo video e ci vediamo. Ciao!